Non abbiamo fatto una bella prestazione, sono stati un po' lenti, abbiamo sbagliato molto tecnicamente. Bisogna migliorare quando la palla arriva all'area di rigore, bisogna fare delle scelte migliori, bisogna occupare bene il campo. Diciamo che è una prestazione giusta con risultato ottimo. Eccoci qua ragazzi, con l'ennesima vittoria per 1-0 da parte della Juventus, la quarta consecutiva, e a confermare un trend positivo sotto il profilo del non subire troppe occasioni da gol e non subire gol, punto, e invece un profilo abbastanza negativo sugli ultimi metri e sulla concretizzazione di alcune azioni che comunque riusciamo a costruire ma non riusciamo veramente a finalizzare. Mi fa ridere che anche la Juventus su Twitter abbia voluto scherzare, no? Con questa faccia di Allegri molto contenta e tutti i risultati di 1-0, ma ormai è diventata quasi una moda, è diventato quasi un meme anche internamente alla Juventus questa vittoria di corto muso. Iniziano a metterci cavalli anche nei post, quindi veramente la fantasia ha superato la realtà. Non mi pare nemmeno di vivere nella stessa linea temporale di qualche anno fa. Eppure è così, è bello anche così. Come sempre vi chiedo, vi invito di lasciare un mi piace a questo video, di supportare questi contenuti e le pagelle, che sono anche un po' il vostro video preferito nel quale discutiamo maggiormente di calcio giocato, di fare le vostre pagelle qui sotto nei commenti, ovviamente, perché quello che ho visto io probabilmente è diverso da quello che avete visto voi, ed sarà anche diverso da quello che ha visto Allegri, dalle valutazioni che hanno avuto internamente alla Juventus. E insieme a tutte queste cose che vi ho chiesto di fare, scaricatevi pure OneFootball sul vostro cellulare, che è l'app sponsor di questo canale, che aiuta il canale nel progetto di crescita e di creazione di contenuti. E quindi un'app che fa assolutamente per voi, per prepararci a quella che è la nuova partita, il nuovo obiettivo, un Inter-Juve che vale tanto a livello mentale, a livello fisico e a livello di punti in palio secchi. Un'altra vittoria di corto muso mi andrebbe benissimo, soprattutto perché andresti a prendere l'Inter e andresti pari proprio loro in classifica, quindi un'occasione da non perdere. Ieri sera, devo dire la verità, quando durante il video ho iniziato a parlare di una Juventus che non mi aveva convinto particolarmente, di una prestazione che aveva portato a una vittoria, probabilmente anche abbastanza casuale, avevo un po' paura perché quando dici certe cose, poi il rischio di essere virgolettato con cose che non hai detto è sempre alto. Ieri abbiamo giocato molto male tecnicamente, e l'ho detto nel video a caldo, l'ho detto per tutto il tempo durante la live. Vi ho portato anche la live reaction dove la Juventus stessa entra nella mia chat di Twitch e inizia a scrivere dei commenti, una roba veramente fuori di testa. E avevo proprio paura perché sapete com'è stata la discussione degli ultimi anni, di giocare bene contro giocare male, anche se molto spesso viene sdoganato questo concetto di giocare bene e di giocare male. Che cosa si intende per giocare bene e giocare male? Dipende da tante cose. Secondo me, ormai avendo iniziato a capire un pochino Allegri, lui parla proprio di giocate tecniche, pulite, riuscite, di passaggi completati, di posizioni tenute, di ordine all'interno del campo e di efficacia negli ultimi metri. Quindi quando arrivi dalle parti del portiere avversario, sulla tre quarti avversaria, la giocata deve essere fatta bene, deve uscire pulita per cercare di concretizzare appunto un'azione nella quale stai attaccando. Ieri sera non è stato così. E infatti è proprio quello che intendo, è per questo che vi ho detto che siamo stati un po' caotici, un po' confusionari e che probabilmente la vittoria è arrivata per caso, perché abbiamo creato tante occasioni da gol, tante. Abbiamo creato un buon numero di occasioni da gol che non siamo mai riusciti a concretizzare. Probabilmente anche su quel bel invito di Morata per McKennie nel primo tempo, se avessimo fatto gol lì, probabilmente la partita poteva essere gestite in un altro modo. Poi comunque il gol di Kulusevski sarebbe potuto comunque arrivare, non è che ormai se facciamo il primo gol poi finisce 1-0, no, il rischio di andare sul 2-0 c'è sempre. Ed è quello che vi dicevo, è brutto cercare di dire certe cose nei video, perché poi ormai certi utenti sono lì finalizzati con il "ah, hai detto che abbiamo giocato male, e allora beccati questo". Attenzione, non è una guerra, è uno scambio di opinioni, di vedute, e infatti sono stato felicissimo che ai microfoni di Amazon Prime Video Kulusevski arrivi a dire "abbiamo giocato male sia il primo che il secondo tempo". Il mister era molto arrabbiato. Arriva Allegri dopo pochi minuti e dice "sì,
abbiamo giocato male, abbiamo fatto degli errori tecnici veramente stupidi. La squadra non ha fatto una buona partita, ha fatto una partita che alla fine ha portato i 3 punti e va bene così, è esattamente il ricalco di quello che avevo detto nel video, però sicuramente non è stata una partita giocata bene a livello tecnico. A volte li voglio talmente bene i miei giocatori che oggi non li ho neanche salutati perché ero talmente arrabbiato, altrimenti... Penso se li voleva male. Gli devo dire delle cose che dopo la partita, dopo la vittoria non andava non bene. Si possono... E io aggiungo, probabilmente ieri sera, tra tutti gli 1-0, come vi dicevo, quello più casuale, ma proprio perché avevo la sensazione di non riuscire a fare gol, perché c'era un'imprecisione negli ultimi metri ieri sera incredibile, e c'era un'imprecisione anche nei primissimi metri ieri sera, imprecisione, allucinante, quindi mi ero detto, gol qua, non lo facciamo, perché se non riusciamo a fare un passaggio a un metro, sicuramente la palla dentro non la buttiamo. Poi invece Mattia De Sciglio ha deciso che si vince ancora con un suo assist. La grande differenza appunto con le altre vittorie di Cortomuso è stata che ieri sera venne una squadra che non ti veniva a prendere, non voleva fare la partita. Lo Zenit ha giocato in 10-11 dietro nel pallone per tutto il tempo, è stata la prima indicazione chiara della partita, non vogliamo prendere gol. Poi se riusciremo a farlo, ben venga, vediamo, una loro sbavatura, un loro errore, loro hanno proprio pensato a una partita di questo tipo. E forse questa Juve non è in grado di costruire contro squadre che vanno ad arroccarsi completamente in difesa. Questo è stato uno dei punti forti della Juve degli ultimi tempi, proprio perché le altre squadre erano convinte di riuscire a fare il risultato perché non era più la stessa Juve di una volta. E quindi se non è più la stessa Juve di una volta, io posso attaccarla e metterla in difficoltà perché sono ballerini dietro e un gol posso farglielo. Ora, forse con questo filotto di vittorie, questo filotto di partite senza subire gol, allo Zenit che ci aveva perculato, no, anche su TikTok facendo tutte le loro cosine fatte bene, hanno pensato, sai che forse sono tornati un attimino ad organizzarsi, sono tornati una squadra pericolosa, una squadra a cui è difficile fare gol, allora giochiamo umili, hanno deciso così dopo che ci hanno preso pubblicamente per il sedere, Juninho Ronaldo. Quindi quando le squadre si chiudono, o hai un centravanti di livello in grado di spizzare la palla, ma di livello anche fisico diverso da Alvaro Morata, che non è il classico bomberone d'area di rigore, oppure probabilmente devi riuscire a girare molto velocemente il pallone per riuscire a tirarli fuori, o comunque puntare sul loro errore, perché se loro gli spazi non te li concedono, gli spazi te li devi creare muovendo il pallone, appunto buttando la palla in aria e sperando che il tuo attaccante riesca a fare gol, che un po' è stato il problema che avevamo l'anno scorso con Pirlo. Quando le squadre si chiudevano difficilmente riuscivamo a fare qualcosa, arrivavamo negli ultimi metri, eravamo imprecisi e disordinati, quindi o segnava Ronaldo oppure dovevi fare il segno della croce e sperare che qualcuno fosse particolarmente in forma in quel momento. Quindi sono contento che anche lo stesso Allegri non sia stato soddisfatto al 100% della partita, perché ieri sera veramente ho avuto perennemente la sensazione di vedere una squadra che non era sincronizzata al 100% su quella partita e che forse davvero stava già pensando all'Inter di domenica. Poi abbiamo portato a casa, quindi bellissimo, felicissimo, contentissimo, tutto bellissimo, siamo primi nel girone, quindi meglio di così non si poteva desiderare. Ad Allegri do 6 perché credo che sia stata appunto una partita non fantastica, non è insufficienza, perché comunque abbiamo vinto in un posto difficile, perché in Russia vincere lì a San Pietroburgo non è per niente facile, e abbiamo portato a casa, quindi 6 ad Allegri, meritato. Do 6 pure a Tech, Szczęsny, che è stato autore di una parata complicata su una bomba di un loro attaccante, un tiro stranissimo con un effetto molto particolare, Szczęsny in controtempo la respinge e riusciamo a non prendere gol, quindi niente da segnalare, perché comunque lo Zenit, ragazzi, ha fatto una partitaccia. Cioè, se noi adesso abbiamo parlato fino adesso di un Juventus non spettacolare, ma vogliamo parlare dello Zenit? Lo Zenit ha fatto una partita completamente rinunciataria. Cioè, proprio loro hanno deciso che il naso fuori dalla tana non lo mettevano. Veramente una tristezza unica. Bonucci ieri è stato premiato come MVP, io non sono particolarmente d'accordo, ve l'ho detto anche durante la live reaction, il post partita, non mi è piaciuto tantissimo Bonucci ieri sera, non mi ha dato tanta sicurezza, poi fa un miracolo su Claudinho, mi pare, nel secondo tempo può un po' riscattarsi, però io ho visto anche tanti errori da parte di Bonucci durante i 90 minuti, non il miglior Bonucci, quindi non sono d'accordissimo con la palma di migliore in campo, gli do 6 perché comunque in una partita del genere, dove gli altri praticamente non ti tirano mai in porta, dove non subisci niente, chiudi a rete inviolate, a uno dei centrali non puoi dare meno di 6, e poi appunto ha fatto quella chiusura spettacolare, ma non un grandissimo Bonucci, secondo me, ho visto dei Bonucci migliori anche all'interno di questa stagione,
invece tanta roba, ma Thijs de Ligt a cui do un 7 monumentale, ha fatto due o tre chiusure veramente spettacolari, giocate tecniche anche di livello complicato per quello che è il suo ruolo, il difensore centrale, e anche nella loro area di rigore dove ha provato a dribblare a un certo punto. Vabbè, al di là di tutto, de Ligt mi ha dato veramente quel senso di sicurezza immenso ieri sera, ma Thijs de Ligt, quindi lo voglio premiare con un 7. 7 che voglio dare anche a Mattia De Sciglio, vero e proprio MVP di questa partita, se vogliamo, più di Kulusevski secondo me. Un brutto errore a un certo punto, bisogna dirlo, dove lo Zenit ha provato il tiro alto sopra la traversa, quindi neanche qua non è che si è poi creata un'azione tremenda. De Sciglio ci ha messo un po' molto meglio a sinistra rispetto a destra, però ancora una volta dobbiamo segnalare come il gol della Juventus nasca da un cambio campo da destra a sinistra. De Sciglio che la stoppa, la mette giù, crossa con il destro al centro dell'area di rigore dove trova l'incornata di un compagno. Gol fotocopia rispetto a quello che abbiamo fatto l'altra sera con la Roma, ancora una volta meriti grandissimi a De Sciglio, che ragazzi si sta veramente mettendo in mostra, sta riscattando un po' di felicità dopo delle annate non proprio felicissime appunto con la Juventus, e dove io stesso, anch'io non ero assolutamente convinto potesse rendere così bene, non sicuramente la partita dell'altro giorno, perché l'altro giorno ha giocato divinamente meglio, però ieri sera niente da contestare a De Sciglio. Un po' da contestare invece all'Alexandro Sì, che ancora una volta, vabbè, 6, ok, gli do il 6 del compitino proprio ieri sera, perché tutte le volte che Alexandro non ha la possibilità di giocare più avanti, ok, quando per intenderci non impostiamo 3, quindi giochiamo con Cuadrado e Alexandro sugli esterni, lo vedo sempre un po' più indietro di condizione, lo vedo un po' più bloccato, e probabilmente è questo il grosso limite di Alexandro di questi anni, probabilmente con la presenza di Ronaldo era sempre stato bloccato lì a fare semplicemente il terzino non di spinta, il terzino anche un po' bloccato, e quindi aveva perso un po' di smalto, invece quando attacca, quando spinge, è un giocatore diverso. Ieri sera veramente poche folate offensive di Alexandro, quindi non mi è piaciuto particolarmente, non mi ha fatto nemmeno impazzire Cuadrado quando è entrato appunto al posto di Alexandro. Penso che gli si possa dare un 6 da subentrante, ma non una gran partita di Cuadrado. Ancora una volta mi tocca dire una gran partita di Cuadrado, che in questa stagione è forse ancora un po' indietro, forse il grande assente rispetto all'anno scorso Juan Cuadrado, ma avrà sicuramente il tempo per rifarsi, sperando anche di poterlo valorizzare all'interno di un sistema di gioco che possa esaltare le sue qualità, che conosciamo tutti e sono assolutamente vitali per la Juve. Poi prendo il pacchetto dei centrocampisti in toto, voglio analizzarli tutti insieme. Allora, Locatelli ieri sera non mi ha fatto impazzire. Poca qualità, ieri sera di Locatelli. Tanto lavoro di interdizione, questo è vero, ma non ho mai visto il Locatelli regista, il Locatelli geometra, l'architetto a centrocampo, si è visto veramente poco, quindi 5,5, la prima insufficienza che gli do in Champions League in questa stagione, però va bene, l'importante è che sia fresco, lucido con l'Inter, dove lì avremo bisogno veramente del miglior Locatelli e non di quello che abbiamo visto ieri sera in Russia. McKennie 5,5, perché è stato il giocatore più dinamico all'interno del centrocampo della Juventus, quello che si è mosso di più, si è inserito anche spesso, un paio di inserimenti, quello di Morata di cui parlavamo prima, poi un altro con un colpo di testa su un altro bel cross di De Sciglio, che è stato un po' il nostro motore offensivo, fa ridere dire così, ma effettivamente è stato così. Mira assolutamente da aggiustare, non una gran prestazione di McKennie, che però ha avuto il merito di provare ad inserirsi per cambiare la partita. Siamo molto lontani ancora di condizioni rispetto al McKennie che abbiamo ammirato l'anno scorso per qualche mese. Non mi ha fatto impazzire, non penso che sia necessario dargli un'insufficienza grave come nelle altre volte, perché almeno ieri sera qualcosa l'ha fatto, cioè ci ha provato. Poi ribadisco, se entra almeno uno dei due palloni di McKennie, magari tutti e due stiamo parlando di un'altra partita, perché lo sappiamo che alla fine il risultato finale, il 1-0, è diverso al 2-0. Come il 2-0 verso al 3-0, hanno tutti un peso diverso. Siamo confusionari, siamo caotici, negli ultimi metri non finalizziamo. Allegri questo intende per giochiamo male. Se creiamo delle occasioni e poi non facciamo gol, stai giocando male. Neanche Bentancur mi ha fatto impazzire, devo dire la verità. Poi una certa, quando è entrato Arthur, addirittura Allegri ha messo davanti la difesa per cercare di sfruttare le qualità di Arthur negli ultimi metri. Anche forse Bentancur ha bisogno un pochino di riposare in questo momento, sta giocando veramente tantissimo tra Juventus e Nazionale, voli transoceanici, di tutto e di più. Adesso ha un po' di riposo ad arrivare a domenica, un po' di defaticante, speriamo che possa ricaricare le batterie, ma un po' tutti sudamericani, comunque li sto vedendo basse di condizione. Arthur invece è entrato,
ordinaria amministrazione, ha gestito bene il pallone, un buon spunto per Cuadrado che acciabò non siamo riusciti a concretizzare in maniera efficace, un Arthur che comunque quando ha il pallone non glielo levi, lui sfida proprio gli avversari, gli dice venitemela a prendere, non ce la fate, una cosa incredibile, palla in banca, sempre attaccato al piede, penso che possa essere valutato con un 6 questa prima partita in Champions League da parte di Arthur, credo che sia un ritorno indispensabile per Allegri, anche perché solitamente lui vuole giocare con un centrocampo a 3, però poi sarà interessante capire gli altri come li metti, 4-3-3, poi dove metti Dybala, chissà, vediamo. E se abbiamo preso in blocco il centrocampo, direi di poter prendere in blocco pure l'attacco. Ieri sera veramente poco, poca roba. Chiesa ancora una volta un po' troppo fuori dai giochi. Non ha nemmeno giocato prima punta, che poteva essere quello, no, il problema. In alcuni momenti magari è stato lì, ma tante volte è stato largo sulla fascia, il suo ruolo. Ha un po' girato tra destra e sinistra, principalmente sulla sinistra, ma non è stato un grandissimo Federico Chiesa ieri sera. A proposito del discorso legato al centravanti, vi lascio qua un video che ho caricato una giornata ieri nella quale analizziamo la questione. Ma Chiesa può fare davvero il centravanti o è meglio in altri ruoli? In cui andiamo veramente più nel dettaglio, se volete vedervi, ecco qua, c'è il video in cui vi dico la mia opinione. Bernardeschi, non fantastico nemmeno Bernardeschi, poi la solita partita di sacrificio di sostanza e di corsa, ma ieri sera... non mi ha fatto impazzire, quindi a tutti e due Federico do un 5,5, che significa un riprovateci il prima possibile, perché è incredibile a dire, ma abbiamo bisogno di voi, anche Bernardeschi in questo momento, ragazzi, se devi fare un'ipotetica formazione titolare, Bernardeschi c'è sempre, non avrei mai pensato di arrivare a un momento simile, ma proprio se me l'avessero detto un mese fa, Luca tranquillo, mentre ti metti a fare le probabili formazioni ipotetiche, Bernardeschi lo consideri negli 11 e non prendi neanche in considerazione un ballottaggio, non ci avrei mai creduto, un'idea per spoiler dal futuro per la nuova stagione, ma anche questo è l'effetto Allegri, ragazzi. E Morata 5,5 pure lui, l'attacco tutto 5,5, perché è veramente mancato qualcosa, attacco centrocampo non mi sono piaciuti proprio negli ultimi metri, ragazzi, ieri sera male, secondo me ieri sera male. Morata, a parte quel ruggito su quel bellissimo assist per McKennie, non tantissimo, però mi è sembrato di vederli molto isolati tra di loro, forse perché comunque col 4-3-3 quest'anno non ci avevamo ancora giocato, non era stato provato, non erano chiari i movimenti, le distanze anche tra i giocatori. Ieri sera ho visto molta confusione negli ultimi metri, molto ordine dietro, reparto difensivo, infatti come potete vedere i voti sono abbastanza logici, la difesa che non ha subito è tutta sufficiente, più aumentiamo il baricentro e più invece cala la valutazione. Ken, gli diamo 6, che è entrato, ha fatto quello che doveva fare anche qualcosina di più probabilmente, ma va bene così, ci saranno altri momenti in cui risulterà decisivo come l'altra sera con la Roma. E invece il buon Kulusevski, che entra, non ha un grandissimo impatto con la partita, questo va sottolineato, poi in realtà con un colpo di nuca molto molto bello ti risolve la partita, ti fa portare a casa i 3 punti, primo gol in Champions in assoluto per Kulusevski, non mi ricordavo questa cosa, pensavo avesse già segnato anche l'anno scorso. La cosa che non mi è piaciuta è vederlo non esultare, e badate bene, non è una critica a Kulusevski, non lo è, perché se Kulusevski non esulta ieri sera al suo primo gol in Champions probabilmente c'è qualcosa dietro, e mi riattacco a quel Kulusevski che fa il simbolo di state muti post vittoria in Coppa Italia, proprio decisa da una rete di Kulusevski contro l'Atalanta l'anno scorso, ve lo ricorderete. Sembra quasi che Kulusevski abbia qualcosa dentro, probabilmente riferito alla tifoseria o ai giornali o agli opinionisti, magari gli sto sulle balle anch'io, potrebbe anche essere che molte volte gli chiediamo di più, non dimentichiamoci mai che è un ragazzo del 2000, e questo bisogna lasciarlo lì, fisso, bisogna ricordarselo sempre, a cui forse stiamo chiedendo tutti qualcosa in più perché è stato pagato tanto, e quindi penso che sia anche doveroso voler di più da un giocatore che è stato valutato così tanto. Mi dispiace però vedere un ragazzo così giovane che al suo primo gol nella massima competizione europea non ha nemmeno la forza, la volontà di esultare, o che vince il suo primo trofeo, il suo secondo trofeo in carriera proprio decidendo la partita, e il suo primo istinto è una reazione di questo tipo. Mi dispiace e mi fa anche riflettere, mi fa cercare di capire
Che cosa stiamo sbagliando? Se davvero lo stiamo bacchettando un po' troppo o se è giusto così? E con questo interrogativo vi lascio. Kulusevski 6,5 perché è stato il giocatore che ha risolto la partita con quella giocata. Per il resto, secondo me, ancora non precisissimo. Ma ora la parola passa a voi. Mama said that it was okay.